Poche parole, quelle giuste per ricaricare l'ambiente da parte di società e staff tecnico. Tanto lavoro per dare il benvenuto alla stagione che verrà. Lunedì 2 settembre, primo giorno della Planet Strano Light, un raduno del roster 2019-2020 al Palazzetto di Pedara, ad un mese e mezzo dallo start ufficiale che coinvolgerà per prima la maggiore formazione, quella di Serie B2, quest'anno inserita nel girone L, creato ex novo, in virtù dell'ampliamento degli organici effettuato dalla Federvolley il 19 ottobre a Pedara l'esordio, e sarà un sabato, subito, da potenziale sfida ad alti livelli contro Region, la prima di ben quattro gare tutte racchiuse nel primo mese, partite da etichettare come match clou per un calendario in salita che tanto potrebbe rivelare i suoi obiettivi e propositi della Planet. E per prepararsi al meglio, ecco dei test amichevoli validi come antipasto della prossima B2. Dal 27 al 29 settembre, Planet ospite della Volley Valley a Catania. Sabato 5 ottobre ad Aci Catena e nel pomeriggio di domenica 13 ottobre a Pedara andrà in scena il Memorial Nunzio Strano in ricordo del patron Strano Light, title sponsor della Planet, scomparso nei mesi scorsi. Prime sedute, come del resto da tradizione, dedicate alla preparazione atletica. Direttore dei lavori anche per questa stagione, Andrea Ferrara. Al saluto di presentazione, breve ma efficace, il dirigente Giuliano Lombardo, al fianco del confermato allenatore squadra di B2 Francesco Andaloro, del presidente Andrea Di Guardo e della segretaria amministrativa Cinzia Caruso. Quindi Gaetano Caserta, nuovo volto della società, pronto a rivestire il ruolo di club manager. Agata Licciardello, alla direzione tecnica della nascente compagine di Serie C, nonché dei team under 18 e 16, rappresenta la significativa novità sul fronte tecnico. Ai suoi ordini ecco la Original Condor che lavorerà nel segno del marchio Planet. Ma al via della preparazione sono loro le protagoniste, le atlete di un roster che si presenta ampio. In entrata il ritorno di Capitan Graziella Lorè, pronta a rivestire il bianco rossonero al pari di Rebecca Surace, quindi gli innesti di Daria Guardo, Tatiana Cavicchioli, Demetra Famoso, delle giovani e giovanissime Giorgia Miceli, Claudia Gangemi, Selene Rapisarda, Carla Pezzinga, Michela Conti e Giada Musumeci, queste ultime due frutto della collaborazione appena avviata con i coinquilini pedaresi della Giavì. Le conferme di Nicoletta De Luca, Martina Rapisarda, Alice Foti, Virginia Pennisi chiudono il cerchio attorno a un organico che, non si esclude, potrebbe essere ulteriormente puntellato da qui a un mese. Giuliano Lombardo, oggi è tempo di presentazione, un po' come il primo giorno di scuola. Hai voluto innanzitutto rinquadrare queste ragazze perché al di là di quello che può essere la preparazione atletica, la preparazione tecnica, c'è innanzitutto da tirare fuori il carattere e spronare questa squadra per fare il più possibile, meglio, per arrivare più in alto possibile. Assolutamente, sappiamo bene che la cosa più importante nello sport, oltre ai valori tecnici, è il morale e la motivazione. Tante volte non basta avere i migliori atlete, ma se la motivazione non è quella giusta, gli stimoli non sono quelli giusti, purtroppo non si va da nessuna parte. Quindi noi cerchiamo come società di far uscire delle ragazze il meglio. Ecco, ovviamente per fare questo dobbiamo contribuire noi in prima persona affinché questo sia possibile. Ma quali sono gli obiettivi, a parte quello di divertirvi come tu hai dichiarato alle ragazze? Sì, diciamo che tutto passa da lì. Pratichiamo uno sport, quindi tutto diciamo che parte dal divertimento. Ovviamente non ci nascondiamo dal fatto che abbiamo cercato di allestire una squadra il più competitiva possibile. Diciamo, per non fare proclami inutili, che intanto cerchiamo di salvarci tranquillamente e poi cercheremo di prendere quello che viene. Ovviamente, appunto, ripetendo che la base è il divertimento e fare bella figura dappertutto. Francesco Andaloro, si parte. 2 settembre la nuova Planet è all'opera, al lavoro. Bisogna insomma smaltire i postumi di quelli di quella che è l'estate, ed è sempre difficile. Beh, è difficile, diciamo che ogni volta si pensa subito, speriamo che finisca presto, di fatto poi alla fine comincia troppo, troppo velocemente, immediatamente. È un'estate
devo dire tutto sommato molto semplice. Nella squadra non è stata neanche molto difficile allestirla, c'è le grandi novità del gruppo di Agata Licciardello, che è entrata a far parte della Planet. Lei è il rivale storico della Planet sotto il punto di vista giovanile, adesso per sua ammissione. Anche mi ha fatto molto piacere che abbia ribadito che la società è molto organizzata, laddove effettivamente le ragazze sono sempre cresciute e sempre sono andate in Serie B a giocare come finalità ultima. Devo dire che lei è un tecnico molto preparato, che sa far molto bene, quindi ci aspettiamo sicuramente una buona stagione sotto il profilo giovanile e di seconda squadra in Serie C. Per quanto riguarda la B2, sicuramente ci saranno all'interno un bel po' di ragazze anche dal suo gruppo, oltre che del nostro, che sono cresciuti in questi anni. Il ritorno del capitano Graziella Lore, che questa è la quarta volta che torna a noi in 6 anni, e mi fa molto piacere. Quindi il ritorno anche di Rebecca, un'altra ragazza che sta fatto anche parte del nostro Under 18 in passato, B1. Devo dire, una squadra che già quindi conosco, con un bel gruppo di ragazzine che sicuramente hanno tanta voglia di fare, tanta voglia di dimostrare. Ci do anche le riconferme ovviamente di Martina, che ormai è storica nostra giocatrice, nonché anche di Nicoletta, anche per lei ormai diciamo terzo anno alla Planet con quello precedente 2013-14, quindi speriamo bene, vorremmo far molto bene, meglio dell'anno scorso, e poi vediamo se sono rose fioreranno, no? Fare bene, fare meglio in un campionato che quest'anno si è incrementato per l'aggiunta di un girone, il girone L. Ma quale sarà qualitativamente la composizione di questo girone? Beh, qualitativamente non si potrà mai dire, perché poi bisogna sempre vedere alla fine i roster come verranno sistemati. Sicuramente noi partiamo dal presupposto che mancherà, in base a quelle che c'era l'anno scorso, la prima, la seconda e anche la terza della classe, che sono le prime due andate in B1, la terza si è ritirata, quindi da questo punto di vista un po' di rimescolamento, ecco. Per quanto riguarda il resto, noi sappiamo strategicamente la Planet ha sempre lottato, ha sempre fatto campionati di minimo o male che vada a metà classifica, quindi abbiamo una nostra storia che parla appunto di ragazzine lanciate sul campo e di ragazze molto più esperte, che sicuramente contribuiranno ancora una volta a poter aiutare la Planet a far bene e piazzarci più in alto possibile. Si riparte anche per quest'annata sicuramente con gli stessi stimoli delle altre. Innanzitutto benvenuti a questa nuova stagione, direi. Come ogni anno è sempre bello iniziare la stagione con tanti stimoli, dei traguardi da raggiungere, e vedremo dove ci porterà, diciamo, la nostra squadra, che emozioni ci fa provare. Come stiamo vedendo nelle nostre immagini, sono veramente tante le ragazze, un organico molto ampio, perché sappiamo, insomma, che non farà parte solo della B2, ma verrà allestita anche la squadra di Serie C, e poi ci sono le varie giovanili che, per le quali, insomma, sta per ripartire quel processo di ingrandimento che magari una volta avevate iniziato e che poi non avete proseguito. Ovviamente la quantità, il numero, diciamo, elevato delle ragazze è un premio anche per quelle atlete un po' più piccole, tra virgolette, che poi faranno parte in pianta stabile della Serie C. Ovviamente faremo queste prime settimane tutti insieme in modo da amalgamare anche quella che è, far diventare in un unico corpo quella che è la Serie C e la Serie B. Poi ovviamente la Serie C e la Serie B affronteranno i loro campionati in maniera anche distinta, tra virgolette, però è giusto conoscerci, imparare a conoscerci tutti quanti insieme.